tanta serenità e un sorriso per noi che restiamo a Napoli, ci restiamo perché amiamo profondamente la nostra città. Negli ultimi tempi vedo qualche sorriso in più rispetto alle ferite, alle sofferenze, insomma, una città che ha ripreso a lottare con convinzione, quindi questo però è un Natale di serenità, di armonia e vedo anche tanta solidarietà. Questo è un altro aspetto che mi piace molto sottolineare, una Napoli molto solidale. Ho voluto soprattutto sottolineare come sono stati anche 5 anni di un bel confronto con i giornalisti napoletani. Un confronto dove è nato un rispetto, secondo me, reciproco dei rispettivi ruoli, anche un rapporto umano, che secondo me in una città così difficile da raccontare e da governare, creare legami umani è sempre un plusvalore, al di là delle opinioni che ognuno ha di noi tutti. Credo che questo sia importante, credo che è anche migliorato il rapporto, ci siamo conosciuti bene, poi è bene avere anche un approccio leale, costruttivo, anche nella critica, cioè quando c'è qualcosa che non va è giusto che lo si dica al sindaco, così quando il sindaco vede, legge o non legge qualcosa che vorrebbe leggere è giusto che lo dica, con questo senza avere nessun atteggiamento di supponenza nei confronti di chi fa in piena autonomia e indipendenza il proprio lavoro. Devo dire che mi è piaciuto quello che ha detto il sindaco, soprattutto quando ha parlato di formazione indipendente e autonoma. Io non sono in campagna elettorale, ormai sono confermata a vita come presidente della Regione, quindi posso parlare bene dei miei colleghi. È vero, in alcuni casi esiste la linea editoriale ben precisa, però sui fatti si discute, sui fatti di relazione si parla e si vede qual è il taglio giusto al momento per affrontare un determinato argomento. Quando noi facciamo dei congressi a livello nazionale, i giornalisti napoletani correlati non ce ne sono. Quindi significa che la radice è quella buona, cioè nel senso che c'è l'obiettività. L'interpretazione può essere, ovviamente, su questo ci si può confrontare, però l'importante, la conclusione, l'importante è il confronto, cioè ciascuno nel proprio ruolo, con la passione. È vero che la categoria non passa momenti molto brillanti, molto felici, però se si continua a fare i giornalisti è perché c'è la passione innanzitutto. I giornalisti lavoriamo per la nostra città, quindi abbiamo dato un'inversione di tendenza perché la logica darla, cioè nel senso che i fatti belli è un periodo che superano i fatti negativi, per cui sta cambiando anche, diciamo, l'interpretazione e la lettura di ciò che accade nella città. Noi confidiamo molto nel 2016 che ci sia un racconto vero, autentico della città di Napoli e che nella prossima, ovviamente, campagna elettorale ci sia un atteggiamento, come sono certo che accadrà, assolutamente corretto da parte di tutti i giornalisti della nostra città. Camminando per le strade della nostra città vedo più ottimismo, quindi vuol dire che questa città ci sta credendo. Quindi mi avvio questo fine anno 2015 con grandi motivazioni.